Ragazzi, torniamo a parlare di Bleach Rebirth of Souls, perché sono usciti degli approfondimenti su alcuni personaggi che ovviamente ci saranno nel gioco, che faranno parte del roster, ma approfondimenti per quanto riguarda i loro attacchi, la loro strategia, il loro modo di essere giocati. E abbiamo Ichigo Kurosaki, Rukia Kushiki e Uryu Ishida. Ho atteso fino all'ultimo momento prima di registrare perché speravo avrebbero fatto vedere qualche altro personaggio, ma a quanto pare ci dobbiamo accontentare di questi tre. Poi vediamo se fare altri video su altri personaggi, quanti ne usciranno, eccetera. Ma cominciamo con Ichigo. Ovviamente vi consiglio di recuperare il video che ho fatto, reaction, analisi del gameplay che è stato mostrato qualche giorno fa, perché ci sono tutti i termini dei vari attacchi che sicuramente si ripeteranno anche adesso. E cominciamo con l'azione Reverse, che è qualcosa che si può attivare, che qualsiasi personaggio può attivare, che va a migliorare, a dare un potenziamento all'attacco e alla difesa di qualsiasi personaggio. Ma nel caso di Ichigo, dà ulteriori miglioramenti, come un boost nelle performance di base, che immagino possano essere attacco, difesa, movimenti, schivata. Cambia alcune azioni, quindi probabilmente avremo nuovi tipi di attacchi, nuove mosse e un incremento al danno dalla mossa Kikkon, che è quell'attacco che può essere effettuato nel momento in cui la barra del Reishi viene azzerata e va ad infliggere danno al Konpaku, che sarebbe praticamente la vita vera e propria, che è formata da segmenti, che sono 9 in totale. Ovviamente per vincere bisogna portare il Konpaku a zero. Special Flash Attack. È una mossa che si attiva quando carichiamo in avanti. Se l'attacco va a buon fine, possiamo continuare ad attaccare semplicemente con altri attacchi, quindi si possono fare delle combo, insomma. Spiritual Pressure, un attacco che permette ad Ichigo di diventare invincibile momentaneamente, temporaneamente. E un attacco molto potente e addizionale si attiva quando colpiamo, quando l'attacco va a buon fine. E ovviamente questo è il Bankai, il risveglio di Ichigo, che migliora le performance, la velocità, incrementa drasticamente la difesa e il numero di attacchi speciali flash, veloci, quelli che abbiamo visto prima, che quindi permette un approccio più aggressivo. Ichigo Kurosaki. Fa un sacco di danno ed è facile da padroneggiare. Ovviamente il personaggio principale, quindi ci sta, è sicuramente il più bilanciato. Passiamo a Rukia Kuchiki. Signature Move, quindi una mossa peculiare di Rukia. La do numero 31, Shaka Ho, crea una combo di energia, di attacchi di energia, che possono essere spammati tenendo premuto il tasto. Poi abbiamo Spiritual Pressure Move 1, la do numero 4, Byakurai, che viene attivato nel momento in cui arretriamo. Rende Rukia momentaneamente invincibile, che permette praticamente di fare un contrattacco, di punire l'aggressività dei nemici. Poi, Spiritual Pressure, move numero 2, addo numero 33, Sokatsui, che è un attacco a seguire che può essere utilizzato dopo che Rukia ha colpito con successo il nemico. E abbiamo anche il risveglio di Rukia,
praticamente aumenta, rafforza tutte le capacità di Rukia e trasforma le sue mosse Spiritual Pressure e le va ad aggiungere a Sodenno Shirayuki. Quindi praticamente va ad utilizzare quelle mosse di prima, quindi senza dover usare quelle mosse particolari. Sto ipotizzando perché non ho ben capito che cosa voglia dire altrimenti. Quindi è un personaggio che va più sul contrattacco che rispetto a un Ichigo che è molto più improntato ad attaccare ed ha abilità utili in molte situazioni. Quindi sicuramente è un personaggio un pochino più difficile da padroneggiare perché comunque bisogna anche utilizzare le skill nel momento e nel contesto giusto. Però interessante. Vediamo l'ultimo, Uryu Ishida, che tra l'altro è l'unico non Shinigami che vediamo oggi, quindi non ha il Bankai, ma le abilità da Quincy, e vediamo un po' quali c'ha. La Quincy Arrow. Spara una freccia. Se la freccia colpisce il nemico, Uryu userà l'Iren Kyaku. Non conosco benissimo i nomi de come si pronunciano i nomi degli attacchi dei Quincy. Muovendosi di fronte all'avversario e fa un attacco a seguire che spara molteplici frecce. Ah, bella questa! Sele Schneider. Praticamente ci mettiamo con una postura difensiva e nel momento in cui riceviamo l'attacco parte un contrattacco. Semplice. E vediamo il risveglio di Ishida. Attivando il Ranzo Tengai, Uryu incrementa il danno d'uscita e la quantità di potere spirituale che può acquisire, rendendo più semplice l'utilizzo delle mosse spirituali, praticamente quelle che abbiamo visto prima. Ah, e c'è un ulteriore risveglio per i Quincy. Tra l'altro, lui è forte con gli attacchi a distanza, se non fosse capito, e per tenere appunto l'avversario a distanza e colpirlo da lontano. Quindi praticamente questo qui è un personaggio che in realtà forse non è proprio difficile da utilizzare, perché alla fine spamma gli attacchi ed è probabilmente per l'online uno dei personaggi più rompicoglioni da affrontare, questo lamerone come pochi. E questo era l'ultimo personaggio che possiamo vedere oggi, perché questi ci stanno, e anche, sarebbe anche carino sapere qual è il roster completo, prima o poi, prima dell'uscita del gioco, anche se ci possiamo aspettare tutta la compagnia di Ichigo, quindi manca... non mi ricordo, Sado e come si chiama lei? Orihime, tutti i capitani, tutti i luogotenenti e gli Arrancar. Quindi tutto sommato è un roster abbastanza buono se uno va a prendere il numero. Dovremmo essere oltre i 50 personaggi, quindi non male. Comunque, se non l'avete fatto, vi consiglio di guardare il video del gameplay, perché ci sono tutte le mosse e comunque c'è lo scontro tra Ichigo e Byakuya, che è uno dei più belli dell'anime, e il trailer è effettivamente molto molto carino. E tra l'altro andiamo a vedere un attimo quali sono i tipi di attacchi e come si svolgono gli scontri. Aspettiamo di vedere quali altri personaggi avremo un deep dive. Non credo per tutti, ma quantomeno mi aspetto per appunto Sado, Orihime, qualche capitano, se non tutti magari, e qualche Arrancar. E staremo a vedere un attimo come si possono giocare. Molto interessante questi video, anche se durano poco, però ci fanno anche capire quale potrebbe essere già all'inizio uno dei nostri personaggi con cui potremmo essere più affini, che si adattano al nostro stile di gioco. Ragazzi, fatemi sapere la vostra, grazie mille per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video.